Ciao a tutti da Sissi e da Cesare. Oggi ho un ospite speciale, questo ciccione ha deciso di rimanere con me per il riepilogo della puntata 2x10 di Fear the Walking Dead. Quindi se sentite dei rumori molesti o vedete che va in giro qua sulla mia poltrona, è lui. Speriamo che rimanga con me per tutta la fine, per tutta la durata del video. Dunque, questa puntata è stata una bella puntata, secondo me, perché innanzitutto Nick non si è visto. Meno male, ero stufa di vedere Nick. E poi hanno introdotto un sacco di nuovi personaggi, personaggi che molto probabilmente vedremo morire prima dei nostri beniamini, si spera. Prima dei nostri beniamini, prima degli attori principali. Dunque, prima di tutto hanno introdotto il personaggio di Elena. Elena, Alina, come la chiamano? Comunque si chiama Elena. In italiano penso che la chiamino Elena. Hotel manager dell'Hotel Rosarito. Dunque, l'episodio è iniziato con la scena ovviamente del matrimonio, perché abbiamo visto che nella sala delle cerimonie era in atto un matrimonio e quindi è rimasto tutto così con la torta mezza andata male, eccetera. Hanno fatto vedere il matrimonio e cosa è successo? La nostra Elena, che praticamente probabilmente è una cugina lontana di padre Gabriel, era lì a gestire tutto il matrimonio e comunque quando durante gli inizi della zombie apocalypse, e già qui la madre della sposa aveva già capito tutto, insomma, probabilmente ha detto che ha amici nei piani alti, gli hanno fatto la telefonata, gli hanno detto guarda che è meglio che smammi dal Messico perché qua le cose si stanno mettendo male, quindi era già lì con un piede mezzo fuori dall'albergo quando il padre della sposa ha avuto un attacco di cuore, è morto e è ritornato zombie e ha attaccato la povera sposa. E quindi la nostra cara Elena ha deciso di chiudere tutti dentro, ovviamente, nella sala cerimonie e di contenere lì la malattia. Perché ovviamente aveva altri ospiti nell'albergo, ha dovuto pensare in fretta e sul momento li ha chiusi dentro a morire praticamente. Quindi troviamo lei come nuovo personaggio che va praticamente in soccorso della nostra Alicia, che intanto si vede che l'aria messicana gli ha fatto bene, molto probabilmente è entrata nel cartello di Sinaloa e ha deciso di diventare una maestra del coltello a farfalla, cioè quella scena secondo me se la potevano anche risparmiare, cioè è stata fino a ieri una ragazzina modello santarellina del cazzo, adesso viene a fare i giochetti con il coltello a farfalla, vabbè, tralasciamo questo. Questa Elena è venuta in soccorso della nostra Alicia, in soccorso. L'ha salvata solamente per chiedergli informazioni di Hector, che è il suo nipote ed è il complice suo per aver chiuso dentro gli ospiti, insomma, del matrimonio. E niente, quindi lei non sa niente, lei era in giro a cercare la povera Ofelia, che qua è sparita. Ofelia non si è vista neanche in questo episodio. E quindi niente, solo che Alicia ha in mente di Cesare sta russando. Muore. Dicevo, Alicia è tutta intenta a trovare Ofelia e la madre Madison, e questa Elena deve trovare Hector. Quindi si coalizzano e con varie peripezie, varie acrobazie
riescono a contenere gli zombie del piano e riescono a scendere di sotto, dove chi trovano altri nuovi personaggi. Praticamente lo sposo, la madre della sposa e altri pochi invitati sono riusciti a rimanere vivi e ovviamente sono incazzati con Elena perché li ha chiusi dentro, tra virgolette, a morire. Beh, non li biasimo. E quindi si sono fatti praticamente consegnare le chiavi dell'hotel e poi scappando, Alicia ha deciso di aprire la porta del bar dove c'erano dentro tutti gli zombie perché era lì che Madison l'aveva lasciata con Strand a ubriacarsi. E quindi si sono divisi, insomma, perché comunque non so come sarebbe andata a finire per Elena. E quindi scappando sono entrati in un tunnel, eccetera, arrivano a una porta che ovviamente è chiusa, questa non ha più le chiavi, però fortuna vuole che dentro c'erano barricati Madison e Strand, che come sono usciti da quella situazione ubriachi non si sa, probabilmente hanno avuto la sbronza più veloce della storia perché si saranno presi talmente tanta paura che gli è passato in un secondo, però sono vivi, stanno bene e quindi intanto sono riusciti a prendere anche questo Hector e trovano tutti riparo in questa stanza. Dunque, per questa parte di puntata, non so come sentirmi a riguardo di Elena. È un po' come Luciana, quell'altra della colonia. Boh, non so, non è che mi stiano tanto simpatiche. Anzi, però, sarei più felice di vedere magari il gruppo dello sposo e della madre della sposa, perché comunque sì, sono antagonisti nei confronti di Elena, però questa li ha chiusi dentro, cioè loro non c'entravano niente. Comunque io non li biasimo che siano incazzati, perciò sarei più curiosa di vedere loro. Poi, passando all'altra parte di episodio, Chris, Crazy Chris, che è in giro con Travis. Travis gli fanno male i piedi perché ha corso con le calze nel terreno, dietro al figlio pazzo praticamente. E niente, quindi Chris, abbiamo trovato Alicia che è entrata nella gang e Chris che ha imparato a guidare, insomma, ha preso la patente. Dunque, allora, qua troviamo Travis che comunque cerca di rimanere con i piedi per terra, comunque attaccato una morale. Pensa ancora che comunque ci sia speranza, che comunque qualcuno, i militari, il governo, chi per esso, i potenti, insomma, che qualcuno, il culo di Cesare, che comunque qualcuno riesca, insomma, a mettere a posto la situazione. Mentre Chris è Chris, e ci si trova proprio bene in questo nuovo mondo. L'abbiamo visto mentre Travis stava facendo ripartire una macchina. Lui entra in un bar per vedere se ci sono provviste. Ovviamente c'era un gruppo di ragazzi che avevano già collezionato delle provviste da portare via. Arriva lui, gliele ruba praticamente. E niente, poi quando arrivano gli zombie, insomma, li ammazza. Arrivano fuori anche i ragazzi, tra virgolette, gli salva la vita a questi ragazzi, perché comunque ammazza gli zombie, li aiuta ad ammazzare gli zombie, e poi però scappa con il bottino, quindi decide di derubarli, non dice niente al padre, si mettono in cammino, impara a guidare, arrivano praticamente quando finisce la benzina si accampano, insomma, nel deserto messicano e niente, solo che dietro comunque arrivano quei ragazzi che sono stati derubati. Qui praticamente vediamo
praticamente il terzo gruppo di personaggi nuovi, perché abbiamo visto Elena e Hector, il gruppo della madre della sposa, lo sposo e pochi altri invitati, e adesso c'è questo gruppo di ragazzi che stavano facendo campeggio, spring break, colleghi di Nick probabilmente. E quindi sono rimasti in Messico, stanno cercando di tornare in America, però intanto sono lì in Messico che girano e sono un po' anche loro degli spavaldi, degli sbandati. Comunque gli piace, cioè, si sentono di essere chissà chi, si sentono di essere Dio, insomma, in questa situazione. E ovviamente, certo, incontrano Chris, dicono: "Ah, un altro matto come noi", e fanno comunella. E Chris si allontana sempre di più dal padre, molto probabilmente, perché comunque Travis vuole trovare un riparo sicuro, una casa che può fortificare fino a che non si risolva comunque la situazione, mentre questi ragazzi vogliono tornare in America, vogliono andare in giro, vogliono fare casino, vogliono ammazzare zombie. E ammazzare anche chi gli va contro praticamente, perché comunque si è capito che per prendere quelle provviste hanno ammazzato i signori del bar. E poi quando arrivano in una fattoria, ovviamente Travis vede che ci sono tutte le croci del cimitero, le bare di madre, figlie, eccetera, tutte donne, però manca l'uomo di casa, insomma. E mentre i ragazzi sono intenti a procurarsi la cena, quindi delle galline, arriva il fattore col fucile, e Chris, dopo un po' di tensione, prende la pistola e lo ammazza, cioè. E qui ha perso totalmente il contatto con la realtà e con il rispetto comunque del padre, perché comunque suo padre non vuole che lui si comporti così e lui si comporta tutt'altro. Comunque abbiamo visto che ha un po' sbroccato Chris, e quindi niente, questa è in generale il riepilogo dell'episodio. Volevo parlare di un'altra cosa prima di finire. Praticamente in questo episodio mi sono venuti tre déjà vu, diciamo così. Allora, con The Walking Dead. Allora, quando abbiamo visto Elena che chiude dentro gli invitati del banchetto nuziale, mi è venuto in mente appunto Padre Gabriel, però all'incontrario, perché lui si chiude dentro nella chiesa, tutti gli altri fuori, mentre lei è lei che chiude dentro nella stanza delle persone. E poi il secondo déjà vu è praticamente quando Chris ha preso la latta grossa di fagioli da mangiare. Mi è venuto in mente Carl con la sua latta di pudding al cioccolato. E il terzo déjà vu che mi è venuto con The Walking Dead, praticamente quando Travis e Chris sono lì che campeggiano, che parlano di campeggio, eccetera, mi è venuto in mente quando comunque il gruppo di Shane con Lori, quando c'era ancora Dale, Andrea, eccetera, erano accampati al lago, insomma, erano lì che facevano tipo campeggio al lago. E questi sono i tre déjà vu che ho avuto per questa puntata, e mi sembrava carino condividerli con voi. Bene, dunque, fatemi sapere nei commenti qua sotto di cosa ne pensate di questa puntata. Fatemi il like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati con i miei prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!